Io sono Amal e oggi vi porto una maschera fatta in casa, semplicissima da preparare e soprattutto con ingredienti naturali, fortificante, idratante, anticrespo, aiuta la ricrescita dei capelli, una fantastichissimissimissimissima maschera. Se la provate fatemelo sapere, mi raccomando, se vi piace i miei video lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e soprattutto se mi lasciate dei commenti, per favore scrivete più di 3 parole perché non vi costa niente, però a me mi cambiano tanto. Comunque volevo dirvi che il 97% delle persone che seguono il mio canale non sono iscritti, quindi non vi costa assolutamente nulla se siete interessati al canale. Quindi belli, cominciamo con la maschera. Che lo applico perché sono andata alla mia classe di Jiu Jitsu che ci hanno massacrato, perché oggi è il 2 settembre, il video uscirà la domenica e ci ha massacrato, ha proprio massacrato, perché prima settimana dici no, dopo le ferie e avete bisogno di essere picchiati, ci hanno picchiato. Comunque io sono una cintura arancione orgogliosissima, che proprio, a parte che io jiu-jitsu mi piace tantissimo perché mi fa sentire bene sul livello psicologico, perché aiuta a darti forza, soprattutto le ragazze che non fanno arti marziali, io ve lo consiglio vivamente. Sia dalla parte della sicurezza, che comunque viviamo un mondo, come voi sapete, non è così semplice, non si sa mai nella vita che se ci troviamo in delle situazioni complicate almeno sappiamo difenderci e scappare. E la seconda parte è il senso che vi dà. Il senso, cioè a me piace tantissimo, bruciate un sacco di grassi, di tossine, eccetera, così aiuta tantissimo. Allora, io ho scelto questi ingredienti perché ogni ingrediente fa una cosa completamente diversa. Invece per l'infuso che faccio, l'infuso di rosmarino con chiodi di carofano e cannella, tra l'altro lasciano un profumino favoloso, e lo potete mettere dentro una buccetta. Infatti io mi si è rotta la ultima buccetta. Domani vado a comprare una buccetta con uno spray e lo spruzzate nella radice prima di andare a dormire. Anche se i capelli sono belli, non ve lo rovinano. L'unica cosa è che i chiodi di garofano hanno un odore molto forte che a me personalmente piace. Può piacere o no, però a me piace tanto. Potete fare solamente, ad esempio, il rosmarino. Che rosmarino, anche quello ha un odore buonissimo. Fine video. Dopo che ho asciugato i capelli, vi faccio vedere come uso il mio pettine africano per mantenere o avere dei capelli ricci, super voluminosi, che durano nei giorni, ma soprattutto la tecnica step by step che vi aiuta a ottenere un volume meraviglioso, però senza perdere i ricci. Versato sotto la doccia, e spalmo, e l'ho fatto un po' più liquido. Ok, faccio il roll così e ovviamente per dormire mi metto una tovaglia sul cuscino. Sembra un puffo, la puffetta. E voilà. Vi piace? Mi è rimasto questo qua e lo metterò sul viso. Belli, ci vediamo domani. Col styling spettacolare che sto facendo questi giorni, che mi piace tantissimo il risultato che mi dà, semplicissimo, facile, ma mi lascia i capelli voluminosi così. Ai, come mi piacciono i miei muscoli! Orgogliosa di me stessa. Ci vediamo domani.
la preparazione. Allora, prima di tutto questo qua è acqua che l'ho lasciata raffreddare, prima l'ho fatto bollire, l'acqua al calcare che c'è qua a Valencia, comunque con rosmarino, chiodi di garofano e cannella, olio di cocco, miele e una banana matura che comunque è mangiabile. Noi la ricicliamo in questo modo. Possiamo usare anche la buccia della banana. Se guardate, vi lascerò nel video sopra il video dove faccio vedere come si usa la buccia della banana. Un cucchiaio abbondante di miele e un cucchiaio abbondante di olio di cocco. Io l'olio di cocco lo uso nella cucina e prendo un cucchiaio, lo mangio al mattino perché toglie via tutti i batteri indesiderati, addirittura elimina la candida. Quindi io lo prendo al mattino. Per saperne di più, iscrivetemi. Miele. Il burro di cocco o l'olio di cocco, se sciolto è meglio, ma sapendo che io l'ho lasciato in frigo, lo lascio sempre in frigo perché mi viene più facile mangiarlo così burroso che è liquido. Adesso aggiungiamo liquido, ho già esagerato. E aggiungo un cucchiaio di amido di riso, perché ho esagerato un po', ma frullo il tutto perché così viene a pezzettini l'olio di cocco, quindi faccio così. Aggiungo un altro pochino e aggiungo così e frullo il tutto. E voilà, questo qua è il risultato. Adesso andiamo a cliccarlo. Buongiorno. Esisto. Adesso questi qua sono i capelli. Scusate che al mattino io non ho mai la voce. Lavo i capelli, cominciamo col styling. Lavo i capelli. Adesso vado a dividere la 3
prendo il pettine, il pettino proprio sul bordo. Capelli col phon, e quindi adesso andiamo a dargli volume, perché come vedete non è che hanno un leggero volume. Come sapete, il pettine africano è il miglior compagnia per la gente con i capelli ricci. Dunque, come si usa? Credo che nei video precedenti sempre vi ho detto come usarlo. Praticamente fare entrare i denti, separare le ciocche,
cercate non farlo dalla radice, soprattutto il primo giorno del lavaggio per i capelli, e fatelo al secondo o al terzo giorno se volete far darle volumi dalla radice, perché il problema è che la radice è abbastanza idratata per il momento, non vi aiuterà a dare volume, ma schiaccerà i capelli. Invece il primo giorno del lavaggio da qua sopra, dopo il secondo giorno cominciate a infilarlo dentro e dare la muovere e il tirare, in quel momento vi dà molto più volume. Spero che mi sono spiegata bene. Ok, dietro. E poi stasera, prima di andare a dormire, prenderò i cubetti di latte di cocco e aloe vera. E aloe vera, no, latte di cocco, c'ho anche dell'aloe vera, latte di cocco, i semi di lino, e li metto sulle mani, tampono solamente e li metto sulle dita e li passo nella radice. Metto la mia cuffia e a nanna. Se volete che faccio vedere un video, più che volentieri, vi farò un short video come si fa. Belli, se vi piace il video, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutte le novità. Un bacione a tutti, vi voglio un mondo di bene. Mi raccomando, scrivetemi più di 3 parole, e così cresce il video. E soprattutto iscrivetevi, perché il 97% delle persone che mi seguono non sono iscritte al canale. Un bacione a tutti, ciao, buona domenica.